Giorgione a Roma, a Palazzo Farnese, con presenti esponenti delle istituzioni. Maria Teresa Laudano. A 30 anni dalla guerra in Jugoslavia, gli echi di quelle violenze arrivano in un'Europa di nuovo segnata dal conflitto. Al cinema Farnese di Roma è stato presentato Bosnia Express, un film di Massimo Dorzi che attraversa le città un tempo distrutte raccontandone la vita di oggi attraverso gli occhi dei più giovani. Per questo che è successo da noi 30 anni fa, si sente moltissimo adesso perché la guerra in Ucraina è molto simile di questo che si è successo a Sarajevo, in Bosnia, a Sarajevo soprattutto, che è una città occupata per quasi 4 anni. E abbiamo molto paura. Evidentemente nel film c'è una lezione, anche perché il film parla di giovanissimi, non è un film commemorativo, parla dei ragazzi di oggi in Bosnia. E Bosnia Express non è un film sulla morte, ma è un film sulla vita. Il film è una testimonianza di difficile ma ritrovata riconciliazione, importante per una città come Roma, luogo di coabitazione tra popoli e di accoglienza. In queste ore, in queste settimane, affrontare un tema del genere è particolarmente importante per una città come Roma, che è una città di accoglienza, che in questo momento sta accogliendo i profughi ucraini. Il quartiere romano della Garbatella.